chiedo io personalmente scusa ai nostri tifosi, chiedo scusa al dottor Berlusconi e mi vergogno. Grazie. Parlano da sole le pochissime parole di Fabio Capello, come parlano da soli i tanti gol della Roma, oggi, al Milan. 5 per l'esattezza, di cui 4 nel primo tempo. A partire dal gran destro di Candelà dopo un quarto d'ora, la prima ferita per i rossoneri entrati in campo già malconci dai colpi subiti in tutta la stagione, ultimi quelli di Coppa Italia mercoledì scorso con la Lazio. Come un pugile senza forze il Milan ha continuato ad incassare. Zighe è costretto ad atterrare Totti in area, è rigore. A Di Biagio il compito di offendere ancora una volta la porta di Rossi. Impietosamente la Roma continua a percuotere i rossoneri. Tocca ancora Di Biagio, questa volta con un sinistro da fuori area. Sarebbe forse il caso che qualcuno dall'angolo del Milan gettasse la spugna per mettere fine a questa umiliazione. C'è una storia anche recente dei rossoneri che va difesa, un onore guadagnato sul campo che va rispettato. Un compito che riguarda i dirigenti, il tecnico, ma soprattutto i giocatori del Milan. Non ci può e non ci deve pensare la Roma, che prosegue nella sua opera demolitrice. Paolo Sergio salta a Costa Curta con una facilità allarmante che non può non preoccupare anche il commissario tecnico della nazionale. Siamo al quarto gol, ma non è finita. Negli spogliatoi non esistono sali per rianimare il diavolo percosso. La Roma prende un po' di fiato, ma può permetterselo non avendo di fronte un avversario, e in questa sorta di torello a mo' di allenamento riesce ad andare ancora in gol con Del Vecchio. Presidente e tecnico giallorossi riescono a contenere l'entusiasmo per l'ingresso in Europa. L'impegno l'abbiamo preso e l'abbiamo mantenuto, quello che serviva è questo, siamo in Europa. Io penso che noi all'inizio abbiamo promesso il nostro massimo impegno e penso che ci siamo sempre impegnati e cercato di fare il nostro meglio, e su questo io non mi sono mai lamentato, e penso che la squadra, ottenendo anche risultato positivo, può essere con la coscienza a posto. E veniamo al dopo partita in casa Milan. Capello è stato di poche parole, parlano invece Gianni Letta e soprattutto Adriano Galliani. Fa impressione vedere il Milan perdere così, perché non è soltanto una sconfitta che ci sta nel gioco, è un'umiliazione quella che ha subito, e per due volte all'Olimpico nel giro di 4 giorni è una cosa veramente impressionante. A me piacerebbe vedere un po' meno stranieri, un po' più italiani nel Milan, forse quella può essere la chiave. Siamo al punto più basso in assoluto dei nostri 12 anni e mezzo di Milan. Quindi. Dottor Galliani, ha sentito il presidente Berlusconi? Sì, l'ho sentito nell'intervallo e mi ha detto quello che provo anch'io, cioè che annichilito testualmente sono le parole del presidente. Senta, pensa che nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci sarà un summit? No, adesso non chiamiamo un paroloni incontri, certamente. C'è molto da pensare, perché c'è molto da pensare, ma no, dai, non lo sospettavo io come non lo sospettava nessuno al mondo. Quindi... Senta, la panchina di Capello a questo punto lei si sente di dire che sarà garantita? No, senta, io non mi sento di dire più nulla, mi sento solo di stare zitto. Attenzione lì, attenzione, andate contro la Croce Rossa, quindi non... Già ci sono molti feriti. Già, ecco, sì, non è il caso di eccetera. No, io non mi sento di dire, io credo, no, ma non è che non voglio dire nulla sulla panchina di Capello, non voglio dire nulla in assoluto, dopo ogni trasferta prendiamo da 3 a 5 gol, quindi credo che non ci sia più niente da dire. E poi uscire dall'Europa definitivamente è un gravissimo danno economico. Ragazzi, è inutile che lei adesso insista nell'infilare, nella piaga, cosa. Stiamo vedendo tutto, 3 gol a Bologna, 3 gol con Lazio, 5 oggi, cosa vuoi che lei dica? Ecco, io credo che vada fatta una grande autocritica da parte dei giocatori, da parte del tecnico e da parte della società. Come sempre, quando si vince tutti, quando si perde tutti, e quindi c'è una grande componente da parte di tutti, evidentemente, che ha contribuito a questo disastro.